Bentornati amici del campionato universitario a questa sfida tra International e Arrogandi. Va in verticale, Urbinati prova la conclusione, alta sulla traversa, sale Moore, la conclusione sul fondo, Filippi la mette al centro, prova la conclusione dell'Arrogandi, deviata dalla difesa, ancora Filippi, la conclusione, portiere tocca, le palo. L'International, lui, con Moore, che rientra sul destro, salta un altro uomo, può provare la conclusione, se la allunga, la trova, ed è il vantaggio di Moore, che conclusione. La palla resta lì, per Di Vallo, l'appoggia, la conclusione Mancina, calcio d'angolo, palla deviata, Verzicco, sfiora il pareggio, alza la testa, in verticale, torna all'indietro da Taddei, Urbinati cerca di metterla in mezzo all'area di rigore, la sfiora appena il numero 9 Malasomma, riporta in vantaggio, raddoppia anzi, 2-0 per l'International, per Ghilardi punta la tre quarti, la conclusione, Murato la rimette giù, la apre sul lato corto della destra, palo, colpisce il palo Di Vallo, ancora un palo a fermare l'azione dell'Arrogante. Bella l'apertura di prima intenzione, lunga, la palla resta al lago, Papa di prima, traversa anche per l'International, in questo momento siamo 2-0 nel punteggio e 2-1. Filippi sulla tre quarti, allarga il gioco, palla subito al centro, manca l'aggancio, il numero 3 a tavola e si inserisce dalle retrovie Gallo. Ci sono sul pallone Ghilardi e Di Vallo, pronta a fischiare l'arbitro, fischia Russo, parte Di Vallo, conclusione forte, respinta del portiere, prova a spazzare l'International che trova con Urbinati, prova a uscire, si perde l'azione ma rischia l'International. Ghilardi allarga il gioco per Di Vallo. Di Vallo prova ad entrare sul mancino, salta l'uomo, la conclusione, deviazione, calcio d'angolo, rischia tantissimo l'International, stavolta quasi l'autogol di tavola. Calcio d'angolo, basso, di prima intenzione, Gallo rimane lì ancora, fisca la fine del primo tempo sulla grande occasione per il pareggio dell'Arrogandi. Un primo tempo in cui dopo qualche minuto di dominio dell'International è venuta fuori il maggior tasso tecnico dell'Arrogandi. Sugli scudi Urbinati per l'International, bravissimo a gestire il pallone. Dall'altra parte la grande prestazione di Di Vallo. La tocca male, la palla rimane lì, la conclusione direttamente tra le mani del portiere, ci ha provato Malasomma. Filippi dal limite, conclusione, supera il portiere ed è il pareggio dell'Arrogandi. Il numero 17 Filippi, quello che fino a questo momento della sua squadra ci ha creduto di più. Taddei per Papa, si libera di un uomo, può partire in velocità, arriva al limite dell'area, la conclusione di Mancino, sfiora la rete del 3-2. Papa salta un uomo sulla tre quarti, prova a saltarne un altro, l'arbitro non fisca, rimane lì, ma in possesso di palla di Papa, con Di Mancino, risposta del portiere, onori, salva i suoi. Rimessa laterale indietro per Moore, Moore punta al fondo, cross al centro, la palla rimane lì e arriva il numero 9, Malasomma, spingere in rete il pallone del re, la mette di prima per Di Vallo che allarga per Gallo, la palla rimane lì, la conclusione e c'è il 3-3 di Filippi, la doppietta del numero 17, ritrova la parità all'Arrogandi e adesso c'è da catapultarsi nell'area avversaria a caccia del successo. Filippi prova a entrare nel rigore, la conclusione al centro e arriva Di Vallo su assist di Filippi, il gol del vantaggio dell'Arrogandi che completa la rimonta, era nell'aria. Salgono tutti, tavola, Mazzoni, Malasomma batte Papa in mezzo all'area di rigore, prova la rovesciata, Malasomma non arriva e l'arbitro fischia in questo momento la fine della partita, vince l'Arrogandi, vince l'arroganza dell'Arrogandi che nel secondo tempo ha mostrato i denti ed è riuscita a recuperare una partita che sembrava persa. Grande, grande la prestazione del bianconeri.